Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra nuova unità sulla geometria dello spazio oggi andremo a vedere i solidi. Avendo appena terminato un'unità dedicata alla lunghezza di circonferenza dell'area del cerchio, a questo punto siamo pronti a passare dal studio della geometria piana, delle figure piane, allo studio della geometria solida. Quindi, dopo un'introduzione generale sui solidi, andremo a vedere in particolare come distinguere tra due categorie di solidi, ovvero tra poliedri e solidi rotondi. All'interno dei poliedri vedremo poi insieme come identificare i cosiddetti poliedri concavi e come distinguerli tra quelli convessi. E infine, ma questo sarà un lavoro che faremo insieme in classe, vedremo come, dato un poliedro, se ne possa determinare il numero di facce, di spigole, di vertici. Vedremo tra le altre cose che per molti poliedri esiste una relazione matematica tra queste tre quantità. Quindi dobbiamo cominciare rispondendo alla domanda che cos'è un solido. Ed ecco qui la nostra definizione. Noi diremo che un solido è un oggetto che occupa una porzione di spazio e come tale avrà un volume. Poi vedremo più avanti come si misura il volume. E questo pone a noi una sfida ulteriore perché finora appunto abbiamo studiato figure piane e le abbiamo rappresentate su un foglio di carta, anch'esso piano. Quindi non ci sono particolari difficoltà nel disegnare una figura piana su una superficie piana. Invece ci troviamo in di maggiori difficoltà, soprattutto dal punto di vista della visualizzazione, quando si tratta di rappresentare una figura tridimensionale, come appunto è un solido, come appunto può essere appunto questa zucca di Halloween, su un foglio bidimensionale. La maggior difficoltà che trovano appunto gli studenti quando si tratta di affrontare per la prima volta lo studio della geometria solida è proprio nel rappresentare graficamente questi oggetti. Tra gli innumerevoli solidi che uno può incontrare, cominceremo col identificare un insieme di solidi noti come poliedri. E già dal nome potete un po' immaginare che ci troviamo di fronte a una generalizzazione nel caso degli oggetti tridimensionali dei poligoni. Se vi ricordate, i poligoni erano quelle figure piane delimitate da segmenti, no? Poligono significa con tanti angoli, ovvero anche con tanti lati. Se noi cerchiamo di generalizzare questo concetto al caso tridimensionale, possiamo già pensare a quale sia la definizione di un poliedro, non sarà più delimitato da tanti segmenti, cioè da tante linee dritte, ma sarà delimitato da tante superfici piane dritte, o meglio, sarà delimitato da tanti poligoni. Ecco, la nostra definizione di poliedro è proprio questa. Un poliedro è un solido delimitato esclusivamente da poligoni. E in un poliedro possiamo andare a identificare alcune parti, a cominciare dai poligoni che lo delimitano. Ecco, questi poligoni, per esempio, questo è il caso di un parallelepipedo rettangolo, perché appunto è delimitato solo da rettangoli. Ecco, ciascuno dei rettangoli che delimita la porzione di spazio del nostro poliedro verrà chiamato faccia. Quindi un poliedro è un oggetto con diverse facce, vedremo poliedri con quattro facce, cinque facce e così via. I lati dei poligoni che vanno a costituire il nostro poliedro, quindi i lati delle varie facce, prendono invece il nome di spigolo e qui c'è un'interessante deviazione dal linguaggio di tutti i giorni, perché molto spesso si dice ho battuto contro lo spigolo di un mobile o di un altro oggetto, e già ci si riferisce a questa parte qui. Invece in geometria lo spigolo sono i lati dei poligoni che compongono il nostro poliedro. Invece questa parte qui, queste parti qui, no, dove si vanno a incontrare i vari spigoli, noi li chiameremo vertici. Quindi ogni poliedro sarà caratterizzato da un certo numero di facce, da un certo numero di spigoli e da un certo numero di vertici. La seconda e ultima categoria di solidi che andremo a studiare quest'anno sono i cosiddetti solidi rotondi. E come uno può già immaginare dal nome, è chiaro che non sarà un oggetto delimitato esclusivamente da poligoni, cioè ci possono essere, ma la cosa importante è che un solido,
Per definirsi rotondo deve essere delimitato almeno da una superficie curva. E qui vedete due esempi. In particolare, poi, tra tutti i vari possibili solidi rotondi, nel corso di quest'anno, noi andremo a vedere un particolare sottoinsieme, ovvero i solidi di rotazione, ovvero quei solidi che possono generarsi dalla rotazione di un poligono. Un esempio appunto il cilindro, che poi probabilmente è il solido rotazione più famoso. Per esempio, questo invece è un generico solido rotondo, per esempio è delimitato anche da due poligoni, ma contiene anche quattro superfici curve. Questo non è un solido rotazione, ma è definito assolutamente un solido rotondo. Se vi ricordate dal corso di geometria di prima media, quando abbiamo introdotto i poligoni, abbiamo anche subito fatto una distinzione tra i cosiddetti poligoni concavi e poligoni convessi. E a grandi linee noi sapevamo che potevamo identificare un poligono come concavo se aveva delle rientranze, no? Visivamente era molto facile dire ok, questo poligono è concavo. In realtà poi c'era una definizione ben precisa di poligono concavo, ovvero un poligono era concavo se conteneva i prolungamenti di alcuni dei suoi lati, ovvero se io prendevo i lati che derivavano in questo poligono e li andavo a prolungare in un poligono convesso, andavano tutti a finire fuori dal nostro poligono. Nel caso di un poligono concavo, alcuni di questi andavano a finire dentro il nostro poligono concavo. Ecco, una cosa simile si può fare nel caso anche dei poliedri. Ed ecco qui due esempi di poligoni, scusate, di poliedri, un poliedro convesso e un poliedro concavo. In particolare qui abbiamo quello che si chiama un prisma base triangolare, ma andiamo a vedere questo poligono concavo. Già visivamente possiamo intuire che è concavo perché appunto ha una rientranza, ma andiamo a generalizzare la definizione di concavità che abbiamo usato nel caso dei poligoni, no? Nel caso dei poligoni dicevamo che un poligono è concavo se contiene i prolungamenti di alcuni dei suoi lati. Consideriamo questa qui che ho colorato in verde. Se idealmente la vado a prolungare, per esempio qui a sinistra, scusate, qui a destra, vedrete che questo prolungamento va fuori dal nostro poliedro. Tuttavia, se vado a vedere, possiamo dire, generalizzando il discorso di prima, che un poliedro è concavo se contiene il prolungamento di una o di più delle sue facce. Ora, fortunatamente, il più delle volte non ci troveremo a studiare poliedri concavi, gran parte dei poliedri che studieremo saranno convessi. In particolare, nella grande massa dei diversi solidi, diversi poliedri, diversi solidi rotazioni, nel corso di terza media di geometria, noi in realtà andremo a studiare solo sei solidi fondamentali, che sono quelli che vedete qui in questa figura. In particolare avremo quattro tipi di poliedri, ovvero il prisma, il parallelepipedo, il cubo e la piramide, e due tipi di solidi di rotazione fondamentali, ovvero il cilindro e il cono. Attenzione, il nostro studio non si limiterà solo a questi sei poliedri fondamentali, ma verso la fine del corso vedremo come da questi oggetti noi potremo costruire dei solidi compositi. E vi faccio subito un esempio. Consideriamo questo, no? Questo è un esempio di un cilindro e questo impareremo a studiarlo, ma potrà capitare che io vi dica, ok, consideriamo invece il solido costituito dall'unione componendo appunto un cilindro e un cono. Comunque, questo è un argomento che affronteremo più avanti. Per oggi è tutto. Arrivederci da Mr. Boschetti.